Sono qui stasera in modo veramente felice per testimoniare tutta l'attenzione per quest'opera e per portare il saluto dell'assessore che per motivi istituzionali è lontano. Ma al di là dei saluti, dei convenevoli, credo che sia importante precisare che questa è la prima opera come dizionario della lingua sarda che viene edita, che viene proposta al pubblico e che dà una particolare connotazione al dibattito sulla lingua sarda che ormai da anni approda ad un qualcosa di concreto. Approda alla concretezza dopo che fu, sotto certi aspetti, vilipeso, ricordo negli anni 60, quando parlare in sardo era difficile perché a scuola qualcuno ti faceva totò. Recuperare un ruolo per la lingua sarda, dargli la dignità giusta che essa merita, ha comportato decenni di dibattiti, anche di conflitti. E alla fine, come Regione Sarda, si è arrivati a una legge che sancisce la difesa della lingua e della cultura sarda, la legge regionale 26 del 97. Lo Stato, ancora una volta, nel difendere le minoranze linguistiche è arrivato buon secondo. Infatti la 482 è del 99. Ma all'interno di tutto questo dibattito la Regione si è fatta promotrice di un problema che non è di secondaria importanza. È quello di dare rilevanza e univocità al popolo sardo con un'unica lingua, perché spesso e volentieri le varianti vengono utilizzate per essere messe come momenti contrastanti e non trovare una identica parlata, un modo di essere come popolo e come dignità di popolo sardo che ha una e una sola lingua. È vero che esistono diverse varietà e nessuno credo che voglia sopprimere quelle varietà perché è ricchezza anch'essa. E io spesso dico che è vero che è necessario che ciascuna scuola insegni nel proprio paese quello che è la parlata di quel paese, ma è altrettanto vero che ci deve essere un momento di sintesi che dia unicità di rappresentanza come lingua e come istituzione. E allora è arrivato a buon punto, nel testimone il professor Paulis, un comitato di esperti che dopo tanti estenuanti anche dibattiti ha cercato di trovare una sintesi per un sardo di riferimento, lasciando la libertà all'insegnamento, dicevo, delle singole varietà, ma riconducendo in termini amministrativi, perché anche la 482 richiama il sardo, quindi una sola lingua, per poter identificare giustamente il popolo sardo, la lingua sarda, la regione sarda come istituzione. Non è facile e non sarà facile. Questo strumento, il dizionario, credo che ci aiuterà parecchio, perché viene proposto con due varianti o macro varianti presenti nella regione Sardegna e si integrano. Ma non è vero poi che c'è tutta quella differenza e difficoltà. Il campidanese e quello ligurese, comunque sia, si parlavano e si capivano, perché giustamente Bacchisio Bandino diceva è il sentire medesimo, l'essere partecipe di una realtà, vivere di un'esperienza civile, quale quella di un popolo all'interno di un'isola, che è cresciuta, comunque sia, al di là e al dispetto di omologazioni che vengono dalle nuove tecnologie, dal fatto che ci sia questa globalizzazione imperante, ma anche questo, passatemi, ci aiuta a ritrovare noi stessi, a essere popolo e avere tutta quella dignità per proiettarci poi e confrontarci col resto del mondo. E poi, forse è passata inosservata, ma un piccolo trattino nei giornali è apparso che la stessa Germania, la stessa Francia, gli stessi capi di Stato di queste due grandi nazioni si sono incontrati per dire che forse è meglio limitare l'uso dell'inglese. Ma dietro non c'era forse anche la volontà di riaffermare una propria peculiarità? E allora dov'è che noi,
popolo di dignità di millenni ormai, anche come storia affermata, non dovremmo avere la dignità di affermarci come lingua, come proposizione, come popolo, come regione, che è giusto che partecipi pienamente, con pieno diritto, a quella Europa dei popoli che vogliamo costruire, ma convinti come siamo che la nostra cultura e la nostra lingua hanno un qualcosa di portato ben superiore di quelle che tanti sono i dialetti e i idiomi italiani che spesso e volentieri qualcuno vuole portare ad esemplificazione in alternativa. Ma voglio concludere. Credo che questo dizionario abbia voluto anche fare un salto, superare quel discorso di nazione, fine a se stessa come una connotazione geografica. Credo che voglia identificare in te se di più il ragionamento, il pensiero, il vivere con la parola, con l'essere appunto dignità di popolo che parla una sola lingua, che vuole trovare una presenza chiara e precisa all'interno di un consesso civile molto più largo e competitivo come quello che ci si propone oggi con la globalizzazione. Un augurio vero, perché da questo possa poi partire altre possibilità e risultati per il Sardo. Noi faremo tutto quello che è possibile attraverso la legge regionale numero 26. All'università stiamo assegnando 1 miliardo per Cagliari e 1 miliardo per Sassari, le due università, perché ci formino quelli che saranno gli insegnanti del Sardo nel prossimo futuro. Perché anche di questo c'è necessità. E promuovere un ruolo diverso nella formazione all'interno della scuola, perché questo possa avere ancora una volta una validità in prospettiva e non sia solo una cosa che si fa durante la presentazione di un volume, qualunque esso sia, che parli di sardo o non parli di sardo, ma questo per rivendicare un ruolo estremamente importante del dizionario, primo dizionario della lingua sarda, non un vocabolario, ma un dizionario che certamente segna un punto fermo per una crescita civile del popolo sardo. Grazie.